ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questo sarà un video molto particolare perché saranno piccoli mini video improvvisati, nel senso che vi spiego, ho fatto un ordine da AliExpress. Questa volta voglio fare gli spacchettamenti con voi, però sapete che AliExpress manda tutte cose perché ci sono vari rivenditori, quindi non ti arriva tutto insieme, ti arrivano separate. Ora, siccome io non posso stare, quando mi arriva un pacchettino, non posso stare ad aspettare che mi arrivino tutti, sicché sono ansiosa già ora di aprirlo, quindi faccio dei piccoli video al momento che mi arrivano le cose. Quindi si fa lo spacchettamento, quindi vedrete spezzoni di vari giorni, ecco. Quindi sono un po' improvvisati, c'è tipo il degenero, i vestiti sopra il letto, ma non importa. Bando alle ciance, è arrivato un pacchettino. In realtà qui è un po' aperto, ma credo che l'abbia aperto mia mamma per sbirciare. Comunque, vi tappo l'indirizzo e il numero di telefono. Questo è il pacchettino, è arrivato nella bustina gialla. Qui è chiuso, ve l'ho detto, qui l'ha aperto, credo, mia mamma per sbirciare, suppongo. Spero vivamente. Vediamo. Penso di sì, comunque. Eccolo qua. Apriamo. Mi levo lo specchio. È la cover, che tra l'altro non è neanche per il mio telefono. È una cover dei Minion. Questa l'ho comprata per Christian, perché è per l'iPhone 4. Cioè, è arrivata prima la sua che tutte le mie. Cioè, rendiamoci conto. Va bene. Uffa. Vediamo un po' com'è fatta. Lui sarà stracontento perché cercava una cover dei Minion, però non di quelle di gomma. E ora ultimamente si stanno trovando solo di gomma. Dai, Sni, non è fatta proprio benissimo, però è carina, è trasparente. Qui c'è tipo già una marcatura, in realtà. Però sai, questa con il viaggio, credo, vedete qui. Si vede. Il dentro della busta è con il pluriball, quindi è strano anche che si sia ammaccata, però sapete, sai, corrieri. Comunque questa qui con i due Minion, ora non mi ricordo come si chiamano, con la trombettina e il cannone, eccolo qua. Non il cannone, scusate, il missile, quello che è trasparente, semplicissima. Con i bordini, questi si spaccano subito. E questa l'ho pagata. Aspettate che cerco il prezzo. Sul telefono, tra l'altro, guardate che capolavoro. Sì, ieri mi è cascato il telefono. Mi è cascato male, cioè è cascato proprio di pancia e si è frantumato. Quindi, vabbè, vabbè, vabbè. Eccola qua, 91 centesimi. Eccola qua. Se riuscite a vedere, poi tra l'altro con questo comunque 91 centesimi. Vedete? Frantumato praticamente. Cioè qui è completamente andato. Allora, questo le ho ordinato il 4 marzo 2016. Oggi è il 23 marzo. Quindi comunque una ventina di giorni ci ha messo ad arrivare, quindi in realtà neanche tanto. Questa appunto l'hanno spedita subito, vedete qui dal telefono, se scaricate l'applicazione potete seguire la cosa. Qui c'era scritto Shipped by Air, poi una volta partiti non puoi più tracciare dai loro siti, ma devi tracciare dal sito delle poste ed è un casino. Infatti questi pacchi qua non li sto tracciando, se arrivano bene, se non arrivano vedrò cosa fare, ecco. Quindi ci vediamo al prossimo spacchettamento. Ecco qui un altro spacchettamento. Oggi è il 30 di marzo e l'ordine io l'ho fatto il 4 di marzo. Questo è il pacchettino, eccolo qua. Aspetta che vi tolgo il coso, eccolo qua, un pacchettino con tutte le scritte. Vediamo un po' di aprirlo. Vediamo cosa c'è. Sicuramente c'è il cosino della macchina per Christian, sicuro, almeno al tatto. Questo è bello chiuso. Comunque quello dell'altra volta era stata mia mamma ad aprirlo, a sbirciare. Io che non riesco a aprire per bene i pacchi. E infatti il cosino per la macchina, eccolo qua, perché Christian ha un appunto del 99, quindi ha sempre il mangiacassette.
Quindi praticamente hanno fatto questo affarino qua che è una cassetta con attaccato il filo, vedete? Che poi si può attaccare al cellulare e quindi fa da adattatore, diciamo così. Lo faccio vedere. È già il terzo che compriamo perché costa una fesseria e il filo questo qui è veramente, cioè, si spacca con pochissimo. Comunque questo qua, vedete, c'è la cassetta che va messa nel mangiacassette e poi questo si attacca al telefono e fa appunto, ripeto, da adattatore per la musica in macchina. Questo l'ho pagato 1,10 euro, quindi praticamente una fesseria con la spedizione gratuita. Appunto l'ho ordinato il 4, oggi siamo al 30, l'hanno spedito quasi subito, in una settimana era già spedito tramite aereo, però naturalmente qua alle poste ci sta un bel po'. Quindi questo è il secondo pacchettino arrivato. Eccoci qui con un altro spacchettamento. Oggi è il 31 marzo ed è arrivato questo pacchettino qua. Aspettate che come al solito vi devo tappare l'indirizzo che non c'è scritto. Ecco qua. Sì, ok, questo qua è il pacchettino. Allora, vediamo un po' da qua. Intanto apriamo, va. Credo di aver capito cosa è, però vediamo un modo. Infatti ci avevo azzeccato. Ok, è questo qua, è il pennello con lo clipiato. Allora, ha la sua bustina trasparente così, era qui dentro, più nella busta che avete visto, e più ha la sua plastichina, quindi insomma mi portate abbastanza bene. Eccolo qua il pennello. Non puzza neanche eccessivamente. Questo l'ho comprato per fare il contouring e non vedevo l'ora che arrivasse perché io non ho pennelli per fare il contouring, diciamo così, così piatti a setole corte. Allora, questo l'ho ordinato sempre il 4 di marzo, oggi siamo al 31, quindi un mesetto siamo lì. Naturalmente trovate nell'info box tutti i link ai rivenditori e questo l'ho pagato 1,72 euro ed è appunto questo pennello qui, è molto morbido devo dire e comunque lo testerò, lo laverò e comunque vi farò sapere. Vediamo se... Ah, ai 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 ai, perde già dei peli. Ahia, questa non è una buona cosa, però comunque lo testerò un pochino di più e vediamo come funziona. Eccomi qui con un altro spacchettamento, sono andata giù nella posta e c'erano ben tre pacchettini, molto probabilmente sono arrivati perché oggi è martedì, sì, è martedì 5 oggi. Allora, vediamo un attimino. Allora, primo pacchettino, eccolo qua, questo qua. Allora lo andiamo a aprire, è incartato sempre con la solita carta gialla, questa qui che dentro dovrebbe esserci il pruriball. Sono tipo emozionata. Spero che in una di queste ci sia le cover, la co una cover almeno. E infatti ecco una cover. Ok, allora, questa sia la carta, quella che dentro ha il pluriball, quello che è scoppiato. E la cover è questa qui con lo stregato. Allora la apriamo. È anche bella solida, io pensavo che questa fosse di quelle, insomma. Oddio, anche i bordini proprio laterali. Ed eccola qua. Oddio, è troppo bellina. È fatta anche abbastanza bene. Puzza di plastica, che è una cosa orribile. Mamma mia. Poi si vede nelle bustine anche. Comunque, eccola qua. È troppo carina. Ora, aspettate che se riesco a togliere questa, vediamo come ci sta. L'ho fatta subito, questa era abbastanza semplice da togliere. Si è anche spaccata, oltretutto. No, vabbè. Allora, vediamo. Eccola qui. Ecco il telefono. Questa immagine, tra l'altro, è troppo bellina. Da, non lo so. Heaven is a nice day. È troppo carina. Comunque, allora, vediamo un attimo. Questa, allora, sempre il solito discorso, io l'ho ordinata il 4 di marzo, oggi siamo al 5 di aprile, quindi ci ha messo comunque un mese ad arrivare. L'hanno spedita quasi subito, questa me l'hanno spedita il 13, quindi il 13 è partita tramite aereo, il 13 di marzo, e poi appunto è arrivata il 5, perché sapete che
Molto, molto spesso succede che in una settimana lo spediscono via aereo e poi però alle poste italiane, alla sede centrale che mi sembra che sia a Milano, ci sta tantissimo prima che la spediscano e la smistino, insomma, le varie sedi postali. Quindi appunto questa qui, vi dico quanto l'ho pagata. Questa l'ho pagata 2,43 euro, eccola qua. Questa qui. Naturalmente vi ripeto, giù nell'info box trovate tutti i rivenditori. Questo qua è un altro pacchettino. Questo invece è stato incartato con la carta quella bianca. Allora, andiamolo ad aprire. Tra l'altro non so neanche quante cose mi rimangono. Insomma, quante cose ancora mi devono arrivare. Mamma mia, quanto si apre questo? Scusate la parolaccia. Dio mio. Sono micidiali questi cosini qui. Meno male mi sono tolta le unghie perché sennò, cioè insomma, la ricostruzione. Oddio, è arrivato anche quell'altra cosa, non ci credo. Ah, quell'altra due, oh mio Dio, no, queste sono troppo, troppo carine. Però le vedo molto. Allora, sono queste due cover. Ve le faccio vedere se riesco. Ah, una è così, eccole qui. Allora, c'è questa qui con Catwoman, versione mini. Piccolina. E questa qui con Spider-Man, eccole qui. Allora, le tiriamo fuori, c'hanno le loro bustine. Queste sono proprio carine carine, sono di quelle dentro all'interno vanno il cosino per non deformarsi. Sono fatte semplicissime, trasparenti, con i vari buchini sotto, i laterali, il buchino della fotocamera. Allora, una eccola qua. E l'altra, sempre il solito discorso, incartata con la sua bustina, il polistirolo, insomma non è polistirolo, comunque questo cosino qui dentro, ed eccola qua con Catwoman. Sono molto molto carine, la stampa è fatta bene, non ha particolari problemi, però ecco, si sa, ecco, non sia questa un pochino di, non so se è sporco, no, questa è proprio un difettuccio qui, vedete? Qua. Comunque vi dico quanto le ho pagate. Allora, cerchiamolo un attimo. Allora, queste sono venute 1,50 euro l'una, quindi pochissimo. Stesso discorso, le ho ordinate il 4 e sono arrivate il 5. Queste sono state spedite il 10, quindi il 10 di marzo sono partite via aereo e sono arrivate appunto oggi. Ora vediamo se riesco a mettervele, ve le faccio vedere anche indossate. Tanto dovrebbero essere semplici da applicare. Allora, una eccola qua, è questa qui. Devo dire che me l'aspettavo meglio indossate, però vabbè. E ora vediamo anche l'altra, evitando di far partire per terra il telefono. La cosa bella di queste cover è che sono morbidissime, semirigide, da quello che ho capito si chiamano, me l'avete descritto sotto il video delle cover. Allora, aspettate che ho la batteria piena, la memoria piena. Ed ecco l'altra indossata. Vedete che carino, c'è lo Spider-Man che scende dalla mela. Scritto Spider-Man. Sono troppo belline. E dicevo che appunto la cosa bella di queste che sono semirigide è che non si fa troppa fatica a togliere dal telefono. Io tutte le volte ho paura che mi parta il telefono quando tolgo la cover. E appunto queste due. Allora, mettiamole qui. E ora vediamo questo qua che penso di intuire cosa sia. Tolgo l'indirizzo, eccolo qua il pacchettino, sempre con la carta quella bianca, molto morbido, quindi suppongo che dentro sia anche molto più imbottito rispetto alle altre, perché se ho intuito bene è una cosa abbastanza più fragile, cioè fragile, niente di vetro, però quindi che sia più o meno. Sì, infatti. Allora, vedete? Allora, questa sempre solita carta con dentro un pochino di pluriball. Poi è stata incartata benissimo, quindi dentro un'altra confezione di pluriball gigante. E ho preso questa qua, che è una palettina, eccola qua, della Ukambe. Ukambe, non lo so come si dice. Allora, sono 15 colori. Allora, c'è quindi la scatolina. All'interno la paletta è dentro un'altra bustina. C'è qualche sporcizia, spero che non si siano rotti. Ok, non si è rotto niente. Allora, la palettina è questa, ha la sua plastichina davanti. Ed è questa qua.
Allora, all'interno ci sono la maggior parte di colori opachi, tranne la file superiore che sono shimmer. Vediamo. Sì, sono shimmer ed eccola qua. Mi piaceva un sacco, più che altro il fatto che ci siano soprattutto questo colore qui, sapete che a me piace un sacco. Comunque tutti i colori opachi, dal caramello, da questo colore qui, insomma, sono colori molto carini. Comunque questa è la palettina, il packaging è molto plasticoso, molto che lascia un po' a desiderare, diciamo così. Non lo trovo molto solido, però. Allora, vediamo un attimo, ora non mi ricordo benissimo tutto. Allora, l'ho pagata 3,59 euro. Questa, allora, non so quando è stata spedita perché praticamente dall'applicazione molte cose ci venne scritto shipped by air, quindi inviata tramite aereo, il tot data. Questa non c'era la tracciabilità, quindi non so in realtà quando l'hanno spedita. Fatto sta che comunque l'ho ordinata il 4, è arrivata il 5 di aprile. Il 4 marzo è arrivata il 5 di aprile, se non sembra in un giorno, certo, micidiali. Appunto è questa qua. Eccola qui, e appunto l'ho pagata 3,59 euro. 3,59 euro. Quindi questi erano i pacchettini che mi sono arrivati oggi. Allora, devo dire che mi manca solo una cover, due, no, tre. Mi mancano tre cover, le tinte labbra che ho ordinato e un altro aggeggino sempre per gli occhi. Quindi spero che mi arrivino prestissimo. Ci vediamo nel prossimo spacchettamento tra un paio di secondi. Eccoci con un altro spacchettamento. Allora, il pacchettino è questo qua. C'è scritto Funky Easy, quindi dovrebbe essere una cover. Pacchettino di questi qui bianchi. Andiamo a aprire. Speravo che ce ne fossero tre come ieri, invece no. Comunque, oggi è il 6 aprile. Naturalmente passa l'aereo. Sembra giusto. Vedete in tenuta da casa proprio, vabbè, così. Oh, vediamo un po' che questa era la cover, quella che non so, mi sdubbiamo un pochino di più. Comunque, sempre il solito pacchettino con il pluriball. Eccola qua, incartata così. Allora, ha il polistirolo d'intorno e la sua bustina. Eccola qui, la togliamo. È carina, dai, invece, me l'aspettavo peggio. Eccola qui, la cover. Allora, è questa qui con il bordino rosino chiaro, rosino baby. E poi ha tutti questi due ramettini con tutti i fiorellini. E il micino qui che guarda, è troppo bellina, dai, mi piace. Ah, e poi ha la particolarità che qui ha lo sportellino, credo. Sì, ah, molto carino. Praticamente questo fa da tappabuchino delle cuffie, credo. Sì, ora comunque la proviamo. Io per ora ho tenuto quella dello stregatto perché mi piace un sacco. Vediamo un attimino. Eccola qua, indossata. Ora, purtroppo io ho il vetro. Ho preso tutte cover trasparenti, nonostante io abbia preso il telefono in argento, perché in rosa antico non c'era, come volevo io, in oro rosa non c'era. Comunque la cover è questa qui, non è male, non è male per niente. Ha la pecca che i bordini sono piccolini, quindi arrivano qua, non coprono, a differenza di questa, tutto il pezzo, insomma. Perché dovete sapere che anche le pellicole, ora non so se riuscite a vedere, sì, la pellicola vedete che non arriva fino in fondo perché essendo stondato non ce la farebbe ad appiccicarsi. Insomma, ad attaccarsi. Quindi appunto a me piacciono molto di più. Tra l'altro questa qui ieri non ve l'ho fatta vedere, ma guardate dentro, non so se riuscite a vedere, aspettate. Ah, come vedere? All'incisione dello stregatto. Spero che vediate. Vedete? Guardate che carina, non l'avevo vista, non ci avevo fatto caso. Vabbè. Comunque appunto ha i bordini fini fini, quindi che non riescono a coprire tutto. Però è molto molto carina. Anche perché me l'aspettavo, ve l'ho detto peggio. Allora, questa qua, vediamo un attimino, l'ho pagata 1,55 euro, stesso discorso, l'ho ordinata il 4 di marzo, è arrivata il 6 di aprile, quindi un mese e qualche giorno. È stata spedita
Change. Penso che sia stata spedita, c'era scritto qua, il 3 di, no, il 5 di marzo è stata spedita, sì. Il 5 di marzo, sì, c'è scritto qua. Quindi appunto ci ha messo poi un mesetto ad arrivare in Italia, cioè ad arrivare a casa mia, perché in Italia penso che ci abbia messo comunque qualche giorno, non di più. E appunto è questa qua. Io spero ovviamente che in questi giorni arrivi tutto, mi mancano ancora delle cosine, poco, poca roba però ancora, quindi speriamo che arrivino in breve. Eccomi con un nuovo spacchettamento, allora, c'è la batteria quasi scarica, quindi devo far veloce. È arrivato un altro pacchettino oggi, sono appena arrivata dal lavoro, poi vi spiegherò in un altro video magari. Questo è il pacchettino, fine fine fine, mi sono tipo spaccata la mano per prendere la posta perché non avevo le chiavi. Apriamolo. Sì, poi del lavoro vi spiegherò più avanti. Ok, allora si presenta così alla sua bustina, questa qua, e questo qui che secondo me è molto comodo per non farle deformare anche quando si mettono, insomma, si ripongono. Allora, la cover è questa qua con i Minion, è troppo carina, anche queste sono di quelle semirigide. Ha i buchini sotto, i pippolini insomma ai lati. Allora, vediamo un attimo. Questa l'ho pagata 1,17 euro. L'ho ordinata il 4, oggi è il 7 di aprile. Quindi ci ha messo un mese, anche questo è qualche giorno. Mi sta preoccupando le altre cose che ho ordinato, che ancora, siccome non c'è la tracciabilità, mi stanno un po' preoccupando. Non lo so, spero che arrivino e che non facciano scherzi. Comunque, appunto, questa qua c'erano di altre fantasie, quindi non solo con i Minion così. Comunque, vi lascio i link nell'info box di tutti i rivenditori, così vedete la gamma, insomma, di modelli che hanno. E appunto, eccola qua. Ve la faccio vedere anche indossata, magari vi può interessare, non lo so. Eccola qua, questa è la cover, è troppo bellina, mi piace con i Minion, non avevo punte di Minion. Eccola qui, quindi ci vediamo, spero, domani con un altro spacchettamento. Eccoci, finalmente è arrivato un altro pacchettino, siamo al 18 di aprile e come sapete io ho fatto l'ordine il 4 di marzo, quindi queste cose qui. Questo e le altre cose che mi devono arrivare ci stanno mettendo più del previsto. Infatti sono un po' arrabbiata perché tipo un'altra cosa me l'hanno spedita dal 4 di marzo che ho fatto l'ordine il 4 di aprile proprio tramite aereo. Quindi sono un po' arrabbiata. Ora aspetterò un altro pochino e vediamo un attimino come procede. Comunque questo è il pacchettino che mi è arrivato oggi. Scusate, ma ero a camminare, quindi quando sono tornata c'era il pacchettino, quindi sono un po'. Questo è il pacchettino, carta nera, questa che a me non piace, sinceramente preferisco la bianca, però. Vabbè, perché si apre veramente male. Credo di aver. Aia! Credo di intuire cosa sia il tatto. Allora, non c'è neanche il pruriball in questa, vedete? Fatta semplice così, la sacchetta dell'immondizia. C'è un'altra bustina dentro, apriamo anche l'altra bustina, senti, l'apro molto a casa, infatti è incartato molto male, nel senso che c'è un'altra bustina e poi c'è la cover, la vediamo in questo qua. Oh, che carina! Questa speravo che mi arrivasse per prima, invece comunque è questa qui, cioè tipo è gigante, guardate, è quella di Big Hero, è carina, è molto carina. E allora aspettate che vi prendo tutte le informazioni. Ho già montato il video, ora dopo vi spiego. Allora, l'ho pagata 2,68 euro, è stata spedita il 15 di marzo e basta, questo appunto. Ed è questa qui, vediamola indossata. Io dico sempre indossata, ora stavo rimontando il video, ma è veramente osceno dire indossata per una cover. Tanto, tanto. Cioè, no, è fantastica. È un po' scomoda perché le braccine andano un po'. Però da. No, è troppo bellina. Ha i bordi abbastanza. Guardate, vedete, cioè,
Questi diciamo che sono più spessi rispetto a questi qua, però comunque dovrebbe parare anche questo molto bene il telefono. E è bellino. L'unica cosa mi sdubbia è il fatto appunto che ci abbia messo così tanto. Però vabbè, allora il mio discorso è questo. Ora io ho già montato il video, ho già editato il video di tutti i precedenti unboxing. Ci aggiungerò anche questo. E poi però chiudo il video perché il resto delle cose non posso aspettare un altro mese per farvi il video, mi fa piacere farvelo, quindi questo video che vedete è la fine appunto degli unboxing. Prossimamente vedrete il resto delle cose che mi arrivano, magari farò un video breve con tutte le cose insieme che mi sono arrivate ultime, così almeno chiudo questa cosa dell'unboxing, perché insomma mi sta veramente ora un conto un mese e mezzo, però sono quasi 2 mesi, cioè no, è un mese e mezzo sì che sto aspettando le cose, insomma mi scoccia un po' aspettare a farvi il video. Spero che il video fatto così, quindi degli spacchettamenti in vari giorni di questo mese vi siano piaciuti. Fatemelo sapere con un mi piace o con un commentino, lo sapete che a me fanno sempre piacere i vostri commenti. E vi mando un bacio, un grandissimo saluto. Sotto nell'info box trovate tutti i link dei rivenditori, così almeno potete andare a vedere e comprare se volete comprare. E vi mando di nuovo un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!